Allora, salve, io sono Andrea Serbini e oggi qui alla Sapienza ospitiamo l'hackathon sui dati aperti. Allora, oggi è l'Open Data Day e quindi è una buona occasione sfruttare i dati aperti per realizzare delle applicazioni. È un hackathon che mi sono divertito, ho finito di essere un hacker. La presentazione è cortissima, c'è veramente poco da dire, poi lascerò la parola ai due speaker successivi che ci parleranno dei dati aperti prodotti dalla provincia di Roma nell'ambito di anche di fare dei progetti europei molto interessanti. Allora, voi siete qua per i dati aperti, quindi è probabile che quello che dico lo sappiate benissimo, che sia quasi inutile. La domanda principale che uno si pone è perché usare i dati aperti, perché chiedere che le amministrazioni pubblichino i loro dati, intanto perché vogliamo che i soldi spesi per far funzionare l'amministrazione, per produrre anche questi dati che sono utili per la comunità, producano dei dati utili alle persone e permettano di riutilizzarli. Quindi rendere più trasparente il comportamento dell'amministrazione, rendere possibile alla comunità controllare cosa sta succedendo all'interno dell'amministrazione, indipendentemente da quello che l'amministrazione vuole far vedere. Aumentare la partecipazione dei cittadini, ma soprattutto permettere un allargamento dell'ecosistema produttivo informatico e quindi permettere più innovazione da parte soprattutto di chi ha nuove idee per utilizzare i dati che sono scritti. E quindi, ad esempio, gli esempi più semplici che vengono in mente sono realizzare automobili che permettano di fruire i dati dell'amministrazione per realizzare servizi utili qui, ora, adesso, dove vi trovate, come il vostro telefonino, oppure fondere dati che vengono da fonti diverse per ottenere analisi interessanti. Chiaramente una delle domande principali che uno si pone è che cosa fare della privacy, quindi bisogna stare molto attenti come i dati vengono gestiti e come vengono messi a disposizione. Quindi sicuramente i dati sensibili devono essere aggregati nel momento in cui vengono pubblicati. E i dati personali devono restare personali, quindi una persona può avere accesso solo ai propri dati personali, che restano personali che sono di Tim Berners-Lee, che propone da anni il web semantico, quindi l'interconnessione delle informazioni disponibili in rete, ci dice quali sono 5 criteri fondamentali per giudicare se un dataset è utile e quanto è utile. La prima cosa importante è che deve essere disponibile, quindi deve esserci una licenza aperta che permette a chiunque di usare questi dati. E questa è la cosa fondamentale. Se non c'è altro, almeno i dati devono essere resi pubblici, perché l'urgenza è avere a disposizione i dati. Quindi vogliamo i dati subito, questo è lo slogan. Seconda stellina è che questi dati siano strutturati in modo da poter essere elaborati. Allora, se voi producete pagine web o file di testo non strutturato, è chiaro che i dati sono disponibili, ma non sarà possibile, o sarà molto difficile elaborarli elettronicamente e quindi integrarli con altri dati. Quindi, il fatto che questi dati siano strutturati vi permette di abilitare gli sviluppatori a realizzare fusioni di dati e tecnologie.
il fatto che siano elettronicamente disponibili, però non vuol dire che siano disponibili in un formato aperto. Se voi usate Excel o uno dei formati di programma Microsoft, troverete tanti problemi nel realizzare applicazioni se ad esempio volete muovervi su un sistema operativo libero tipo Linux. E quindi la terza stellina è di usare formati aperti standard di rappresentazione delle informazioni che vi permettano di essere agnostici rispetto al sistema operativo, rispetto alle applicazioni. Quindi è il caso più semplice usare file con campi comma separated values oppure XML che vi permette una struttura più ricca, ma ancora meglio se i formati di rappresentazione permettono una rappresentazione della conoscenza che sia manipolabile e quindi formati RDF o UL che permettono di rappresentare ontologie e di ragionare sui dati. Quarta stellina, i vostri dati devono essere riferibili da altri, quindi gli altri devono poter linkare alle vostre informazioni. Per far questo dovete permettere di identificare con precisione ciascuna delle risorse che stanno all'interno del vostro asset e quindi dovete utilizzare, normalmente si utilizzano Uniform Resource Identifiers, quindi UI. Se il vostro sistema di generazione dei dati aperti mette a disposizione questi riferimenti, gli altri potranno linkare a specifiche informazioni all'interno dei vostri dati, quindi questo deve essere anche importante. E poi, certamente, l'ultima stellina, il massimo, fare in modo che i vostri dati riferiscano, si colleghino ad altri dataset che sono presenti sulla rete tramite di voi. E quindi il massimo che si può considerare dal punto di vista quasi semantico è quando i vostri dati sono linkabili e linkabili. E quindi il focus si sposta per il futuro dai dati, dagli open data, ai link di open data che sono quelli più fruibili e che permettono di ragionare di più, di manipolare di più. I link di open data però creano un sacco di problemi dal punto di vista semantico, perché le sorgenti delle informazioni sono molto eterogenee, la codifica delle informazioni è molto eterogenea. Stesso significato di campo all'interno di un dataset o di valore all'interno di un dataset o anche dei metadati che descrivono il dataset è eterogeneo. Quindi c'è bisogno di un meccanismo di mapping delle informazioni che permetta ad esempio di trasformare una data scritta in un formato europeo, italiano, in una corrispondente data scritta nel formato inglese, in modo tale che due dataset che usano i due formati delle date, i due formati diversi, possano riferirsi l'un l'altro e sia possibile fare ragionamento sulle date, per fare un esempio veramente semplice, su due dataset che hanno rappresentazioni della stessa informazione diversa. Allora, per far questo, nei dati aperti, nei link open data, si sta andando verso la rappresentazione che sfrutta o il formato RDF o il formato UL, che sono per l'appunto formati che descrivono le proprietà e le relazioni tra gli oggetti che avete nel vostro sistema, ma anche la struttura delle proprietà e le proprietà delle proprietà, e quindi vi permettono di ragionare in maniera formalmente corretta sui dati che avete. E quindi dedurre tutta una serie di proprietà a partire dai dati. E quindi è stato definito da questo punto di vista un meccanismo, un po' come l'SQL è un linguaggio relazionale che permette di interagire con una database, è stato definito lo SPARQL, che è un linguaggio che permette di interagire con un database semantico e che permette quindi anche di fare in maniera nativa deduzioni sui dati che avete a disposizione, compresi i dati digitali tra di loro. Quindi qui chiaramente lancio un stimolo alla fine della provincia che poi parlerà dei dati aperti della provincia, chiedendo che cosa faranno loro nella direzione dei link open data, che sicuramente è una cosa interessante. Io sono qui per
ricercatore dell'università, quindi i link di Open Data sono interessanti per me sia per le problematiche della produzione della conoscenza legate, che io ho brevemente elencato prima, sia per il fatto che nella costruzione, nell'analisi dei processi scolastici e nella costruzione dei sistemi anche di learning è importante che ci sia trasparenza nel processo che viene realizzato. Quindi sono due aspetti che sono interessanti nei dati aperti, se uno li guarda relativamente al sistema scolastico. Avere la possibilità di vedere dentro il sistema e poter analizzare che cosa succede da fuori, quindi rendere più trasparente. E seconda cosa, nell'insegnare informatica in particolare nel nostro dipartimento, usare gli open data come strumento, come insieme di dati sui quali fare esperienze reali. Questa naturalmente non è una proposta solo per l'università, è una proposta anche per le scuole superiori. Invece di insegnare programmazione su esempi finti, può essere una buona idea costruire applicazioni focalizzate all'uso di dati che sono disponibili nella realtà e quindi prendere dati che informano sulle condizioni meteo e mapparli sulle mappe della propria regione, ad esempio, può essere un modo per stimolare lo studio sia della geografia che della fisica dell'atmosfera. Quindi usare i dati aperti può essere come tempo per coinvolgere gli studenti su dei problemi che non sono. Va bene. I due speaker successivi saranno Marcello Zini della provincia di Roma, che ci parla dei dati aperti realizzati dalla provincia di Roma e anche dei progetti europei realizzati dalla provincia di Roma. E poi Maurizio Mazzoneschi della LIMS, che ci parlerà invece della parte più realizzativa dell'interazione con i dati aperti realizzati dalla prospettiva. Il resto della giornata si organizza intorno a tutta una serie di attività simpatiche. Dopo un po' di brainstorming per cercare di capire quali sono gli argomenti che mi interessano, sui quali mi interessa lavorare anche con gli altri due speaker, ci muoveremo nel laboratorio dove potrete accomodarvi e lavorare tutta la giornata. Abbiamo dei pack autorizzati dalla provincia per tutta la giornata e alla fine della giornata sarebbe bello vedere che cosa siete riusciti a realizzare o almeno la struttura del progetto che avete costruito. Non è detto che in una giornata riusciate a completare l'applicazione, però già avere un'idea di quali sono i vostri obiettivi sarebbe utile. E poi avremo per questa sera potremo andare. Thank you.
Buongiorno a tutti, io sono Marcello Zini e coordino i progetti europei per la provincia di Roma. E quindi pensavo di raccontare un po' quello che succede dal, diciamo, il collegamento, cosa deve essere fatto per raggiungere il collegamento, per il collegamento tra magari gli uffici dove vengono custoditi, tenuti, magari prodotti dati in qualche modo, fino a quel link, poi dopo che va sul portale open data della provincia di Roma e che permette poi dopo una serie di cose, una serie di azioni, di modificazioni e che ci porta in Europa. Infatti questi tre soggetti che io ho messo, che sono praticamente legati da una doppia applicazione, perché la provincia di Roma come pubblica amministrazione cosa fa? Produce gli open data e deve produrli, perché ormai è difficile scindere, è impossibile scindere quando si tratta di servizi. La pubblica amministrazione fornisce servizi e fornendo servizi è impossibile ormai scindere fra servizi digitali e servizi diciamo in senso lato, perché tutto implica anche quello che è più, anche il servizio che diciamo, è più orientato a sociale, chiaramente una serie di considerazioni fatte sui dati, e quindi gli open data poi ci permettono di andare in Europa e quindi non c'è pubblica amministrazione senza open data e non ci sono open data senza Europa e viceversa. E quindi è importante appunto sapere perché e soprattutto capire cosa quanto può essere diciamo sofferta la cosa quando magari un dato, magari un dataset è difettoso, è carente, e magari vedere un po' appunto perché questo, quali sono le implicazioni. Comunque, perché gli open data? Allora, i benefici all'utente finale, al cittadino, sono evidenti, perché io posso utilizzarlo, se sono uno sviluppatore, posso andare lì e vedere e leggerlo in qualche modo. E quindi, è questo però perché è un valore aggiunto per la pubblica amministrazione? Un valore aggiunto per la pubblica amministrazione per un discorso, che vedremo appunto di come poi la pubblica amministrazione, quindi lo Stato, si rapporta soprattutto in questi tempi con il cittadino. Poi vedremo da dove vengono, da dove provengono i dati e quello che si fa per ottenerli, per perfezionarli e quali possono essere gli ostacoli alla pubblicazione dei dati. Alcuni sono, diciamo, oggettivi, altri più o meno soggettivi. Quindi perché gli open data? Diciamo che nel 2013 si è perfezionato con un decreto legislativo sull'obbligo di trasparenza Stato-cittadino, sono state, diciamo, riformate, sono state perfezionate le norme che appunto decidono, che dicono cosa deve essere aperto e cosa invece non deve essere aperto. Diciamo che si tende, si vorrebbe andare verso la produzione anche in Italia del Freedom of Information Act, che è qualcosa che negli Stati Uniti fin dal 66 ha deciso con precisione cosa doveva essere aperto e cosa no. E questo è il motivo per cui noi possiamo sapere, facendoci un po' di così, navigando un po' Twitter, possiamo sapere quanto guadagnano i funzionari statali americani, invece è così difficile saperlo, è stato così difficile storicamente saperlo in Italia. Non so se vi è mai capitato, parlando con un americano, dopo un po' ti dice subito quanto guadagna e quanto è il suo stipendio settimanale. Invece da noi è stato storicamente, c'è un discorso di chiusura culturale molto diverso. È chiaro che deve essere tutto ancora perfezionato e ci dovranno essere, speriamo, interventi che diranno appunto esattamente cosa chiudere e cosa no. E perché ha un valore aggiunto per l'EPA, l'open data? Innanzitutto è un incentivo per investimenti istituzionali. Fortunatamente sta andando di moda. Spesso succede che magari un dirigente dice: ah, ma tu il tuo servizio già ha i dati aperti, il mio sì e il tuo no. E quindi è una cosa che sta creando un po' che fa tendenza. E quindi a quel punto che fai? Dovendo decidere come investire i soldi, cerchi di investirli, e ti garantisco che a volte gli investimenti sono grossi, per creare in qualche modo dei dati utilizzabili. Questo crea, come dicevamo prima, un avvicinamento al cittadino, nel senso che io quando vado sul sito e vedo che, come adesso, sul sito della provincia di Roma sono pubblicati gli stipendi dei
dei dirigenti, è chiaro che già è un piccolo passo verso un discorso di trasparenza. Poi la cooperazione tra dipartimenti e uffici interni. A volte cosa succede? I nostri dipartimenti, i dipartimenti di tutta la pubblica amministrazione, non solo italiana, ho scoperto, sono un po' a compartimenti stagni, cioè io ho dei soldi con cui posso fare questo, dei soldi con cui posso fare quello. E a volte io magari ho fatto fatica per tirare fuori dei dati che sono miei e mi ricostruisco gioiosamente. Quindi anche lì bisogna fare delle azioni per dire ma perché tutti devi tenere dei dati? Quindi lì si creano delle sinergie, delle cooperazioni grazie alle pressioni fatte dai progetti europei, eccetera, che permettono poi di fondamentalmente di condividere i dati. E poi nuove strategie di collaborazione con il team locale e i partner dei progetti europei. I progetti europei, chiaramente, quando sempre per merito dei dati, perché senza dati non si fa nulla, diciamo che la migliore applicazione, se non ci sono i dati in genere, fa poco. E quindi con i team dei progetti europei, come per esempio l'INPS, si creano diciamo, dei nuovi canali di cooperazione che permettono poi di fare dei progetti futuri, dimenticare nel futuro. E quindi canali di cooperazione con altre pubbliche amministrazioni. Abbiamo avuto proprio nell'ambito del progetto anche la possibilità dei progetti, la possibilità di cooperare e di fare aprire dati ad altre amministrazioni. Ed è stato, in certi casi, è stata una cosa molto positiva e direi anche un ottimo risultato. E da dove vengono questi open data? Molto spesso sono dati raccolti nel tempo che magari sono nascosti su qualche vecchio computer, stanno magari su un paretto di access, stanno lì depositati e non hanno magari né capo né coda, allora bisogna trovare qualcuno che sta lì che cerca di capirci qualcosa e che fa diventare qualcosa di utilizzabile. E magari tante volte ci sono, ma sono nascosti, nessuno sa dove sono. Ho scoperto con mio stupore che questo non succede solo in Italia, ma succede anche dai nostri partner in paesi magari un po' più efficienti, anche in particolare in Olanda, in Finlandia, visto che anche loro hanno questo problema, hanno dei dati che pensavano di non avere e non hanno mai utilizzato. Poi ci sono dei dati che vengono da azioni importanti per l'acquisizione e apertura di nuovi dati, che vengono da altre agenzie e organizzazioni. E questo che significa che c'è una cosa che lo dirò anche dopo, ma lo dico perché è una cosa di cui la provincia di Roma non prenderà mai merito, ma noi abbiamo fatto per mesi, siamo stati appresso ad una convenzione che serviva proprio per aprire i dati dell'Agenzia della Mobilità, quelli per i mezzi pubblici, per esempio, per i parchi ZTL e per tutte le altre cose. E questi dati dovevamo noi prenderli in gestione con la provincia di Roma per aprirli poi, per renderli dati aperti. Quando poi si sono resi conto, al momento della firma, dopo mesi di pressioni e di trattative, perché a noi serviva per il progetto europeo, quando si sono resi conto che gli avrebbero solo dati alla provincia di Roma, hanno detto no, va bene, ma visto che li dobbiamo dare, apriamoli noi, così facciamo più bella figura. Quindi il risultato, diciamo, finale, lo scopo è stato raggiunto, perché noi abbiamo ora gli open data disponibili su cui stiamo lavorando. Però, diciamo, è stata una cosa che è andata in maniera un po' particolare. Quindi qual è poi l'output finale? Ah, ecco, dati creati poi alla fine con investimenti e risorse interne. E qui a volte gli investimenti possono essere veramente importanti. E questo è il caso dei dati sul portale open data della provincia di Roma, vedete che ci sono anche i dati del traffico e delle strade della provincia di Roma. E quelli sono dati che provengono storicamente, adesso magari uno può pensare un navigatore, quando arriva a Google Maps e vede che i dati vengono da valutazioni su quante persone utilizzano, hanno l'applicativo aperto su quella strada, in quell'area, e quindi da lì parlano il traffico. Ma qui invece i dati che abbiamo noi provengono da quelli utilizzati dalla polizia provinciale, che sono dati un po' più diversi, sono dati da bobine, sono dati da persuasori, insomma, diciamo da tutti degli strumenti da automobili con a bordo dei guidatori. E quindi questi sono dei dati che venivano utilizzati prima soltanto per le violazioni del traffico, per fare le multe praticamente alla polizia provinciale, e poi piano piano con investimenti importanti sono stati trasformati in
i dati utilizzabili e poi in tempo reale, quindi vengono aggiornati ogni 10 minuti, però tutto questo è stato molto, molto faticoso. E quali possono essere gli ostacoli alla pubblicazione di Open Data? Che tanto volte i dati non sono aggiornati, perché io posso avere dei dati che sono formalmente belli, pure bello, ho messo sui dati, però magari sono vecchi e non si sa più, magari non è facile capire dove e come aggiornarli, perché non ci sono più le risorse che lo fanno, perché sono cambiate le competenze, perché quell'ufficio è passato ad un altro ente, quindi a volte capita anche questo. E sono dati provenienti da investimenti, ma da investimenti sia interni, come dicevo prima, che io ho pagato tanto per farmi i dati, perché adesso li devo aprire? Diciamo che può anche esserci questo. Ma sono anche dati che vengono, che da magari ci può essere un'azienda di sviluppo che vive su quei dati, che ha creato grazie alla collaborazione con la provincia. Cosa succede? Che dice, vabbè, io ogni anno faccio la mia applicazione, lavoro su quello che ho fatto grazie ai dati. Se tu me li apri i dati, li cominciano a usare tutti gli altri, io non ho più motivo di esistere. E quindi a volte ci possono essere anche dei vincoli, da questo punto di vista. Poi a volte c'è un permesso di pubblicazione non più esplicito, che può riguardare anche i dati personali, come diceva prima il professor Servini, dati personali che devono essere in qualche modo, che io che poi vado a pubblicare i dati, dico, ma non è che adesso li pubblico e poi qualcuno si arrabbia perché li ho pubblicati, perché al momento in cui mi li ha dati non mi ha rilasciato il consenso della pubblicazione. Questo succede frequentemente. Poi cambi organizzativi e strutturali di gestione. E questo l'abbiamo vissuto anche nell'ambito del progetto, perché c'erano dei dati, in particolare la provincia di Roma aveva le competenze della formazione gratuita. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere, di leggere, prima fino al 2010 c'erano, 2011 erano in capo alla provincia di Roma, trasmessi in linea sussidiaria dalla regione Lazio, e le competenze per la formazione, per una buona parte della formazione, diciamo tutta la formazione professionale. Cosa succede? Che c'era i dati, li avevamo noi, avendoli la provincia li pubblicava. Nel momento in cui si li ha ripresi la regione Lazio, e la regione Lazio non ha ancora un portale open data, si sta organizzando per i dati, quindi questi dati sono semplicemente non più aggiornati e non più disponibili. Quindi queste sono cose che possono succedere, ma dipendono appunto da azioni dello Stato centrale, quindi c'è poco da fare. Poi la normativa, come diciamo prima, non è ancora definita esattamente su cosa deve essere aperto, cosa può essere aperto e cosa deve essere chiuso, e infine un discorso di qualità dei dati. E qui inizio a rispondere alla domanda di prima, perché per qualità dei dati si può intendere tante cose. A volte magari noi andiamo in Europa con dei dati che non sono tradotti, quello può essere un discorso di qualità, oppure magari sono dei dati che sono poveri, il caso dei dati degli eventi diciamo di vario genere che ci sono nella provincia di Roma, che avvengono nel territorio della provincia di Roma, e poi anche andiamo al discorso del linking tra dati. Abbiamo poche stelle, parlando nel discorso di quanto poi alla fine questi dati sono linkati. Però la cosa buona è che grazie alla nostra partecipazione ai progetti europei siamo riusciti ad iniziare delle azioni importanti in questo senso, di cui poi faremo qualche slide. Adesso i progetti europei. Che cosa sono i progetti europei? I progetti europei non sono nient'altro che una parte dei soldi che gli stati sovrani danno all'Europa, poi tornano, però ritornano in maniera controllata. Come ritornano? Ritornano sotto presentazione, previa presentazione di un progetto. Cioè, un ente o un soggetto, un'azienda, una grossa azienda, un consorzio, cioè un soggetto promotore che diffonde un bando, presenta una proposta, e questa proposta viene valutata da Bruxelles fondamentalmente, e se il progetto viene ritenuto valido, allora sì, erano i fondi che permettono, non a pioggia ma in maniera molto controllata, di portare avanti l'attività, o quantomeno di cofinanziarsi. In genere in questo tipo di progetto il cofinanziamento è al 50%, quindi significa che ti pagano le spese, però un'azienda si deve pagare la metà del personale, per esempio, di tutti gli sforzi che fa. I progetti europei hanno avuto in passato una brutta fama, perché all'inizio, come tutte le cose sperimentali negli anni 90, nella programmazione degli anni 90 non si sapeva bene, i soldi venivano dati così,
non si sapeva bene cosa e tante volte i risultati non arrivavano. Si andati progressivamente verso un discorso del tipo io voglio fare qualcosa, partecipo a un progetto europeo, così il progetto europeo me lo finanzia, mentre adesso invece si è arrivati al punto, come al solito, estremo, cioè se tu già fai qualcosa, presentalo, entra nel progetto europeo, così poi io ti aiuto, ti do una parte del finanziamento, però vi garantisco, questo Maurizio mi può aiutare, può confermare che adesso siamo arrivati veramente a un livello di molto 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 controllato, non dico di ristrettezze, ma quasi, perché anche quando si fanno i viaggi voi pensate che si arriva la mattina stessa per contenere i costi, si va alle riunioni, si dorme alla fine, perché poi per la finestra di rappresentanza, si dorme 5 ore, la mattina dopo si arriva sul luogo di lavoro e poi magari il pomeriggio 5 minuti dopo aver finito, a volte anche prima di finire, si prende l'aereo e si ritorna, quindi non dire ah, sei stato a Parigi, sei stato a Lisbona, però poi alla fine non hai nemmeno idea del posto in cui sei andato. Però è buono perché questo cosa fa? Questo filtra, questo seleziona anche soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, non è più da tanti anni ormai, non è più un gioco, ma è qualcosa dove si va soltanto se veramente ha interesse nel tuo percorso, cioè se il motivo per cui partecipi al progetto europeo è già qualcosa nel tuo percorso professionale o in quei piani. E di questi, la provincia di Roma partecipa ai progetti europei che sono partecipa in molti, molti tipi di progetti europei, ci sono tante aree, c'è cioè l'area del sociale, progetti sul lavoro, formazione specifici. Quelli che interessano a noi, in questo caso, quelli del nostro partenariato, di cui parte anche l'INCS, sono sì, SDK e Commons for Europe, che sono progetti appunto di tutta questa roba qui, e un CIP, che non significa nient'altro, il Competitiveness and Innovation Framework Program, ICT Policy Support Program. Quindi che cos'è? È un'area di programmazione che è dedicata all'innovazione e alla competitività nell'ICT nei confronti orientate alle smart cities e in particolare nell'accezione che riguarda l'impiego delle tecnologie ICT. Qual è il partenariato? Dunque, vediamo un po'. Allora, la Provincia di Roma partecipa per competenza tramite il mio ufficio. Il mio ufficio è il SILIT, il cosiddetto SILIT, Sistema Informativi Reti e Informazione Tecnologica, mentre invece il soggetto firmatario che amministra finanziariamente è il Dipartimento dei Servizi Lavoro e Formazione, con il quale però abbiamo anche una notevole sinergie diciamo tecniche, perché per un discorso proprio fisico di provenienza di dati, come vedremo. Prendete il servizio che gestisce per l'impiego, per capirci, e l'obbligo delle comunicazioni obbligatorie nei rapporti di lavoro che c'è dal 2007, dal 2008. Allora, per quanto riguarda Commons for Europe, abbiamo 14 partner europei, 6 nazioni, che hanno aderito alla Call for Proposal, quindi alla la proposta progettuale del soggetto promotore ISADE di Barcellona, che è una rinomata università di business, che è orientata al business e al marketing. E quindi, mentre invece Commons for Europe, dunque è un progetto che, come vediamo, si estende fino al 2014, e che cosa fa? L'obiettivo primario di progetto è fornire appunto alle amministrazioni strumenti permanenti, quindi attraverso la condivisione per utilizzare le risorse ICT, quindi attraverso la condivisione di la razionalizzazione di risorse che magari già sono in rete, che possono essere applicazioni, applicativi, canali con commons, tutto, e quindi renderle potenzialmente utilizzabili per chiunque, per altre amministrazioni o altri soggetti. L'altro progetto invece, quello su cui mi soffermerò un po' di più, si chiama CTSDK, e è composto di 23, ci sono 23 partner europei in 8 siti, scrivo siti per un motivo, le altre tante nazioni che sono, le città sono Helsinki, Lamia, Grecia, Roma, chiaramente, sono Amsterdam, Lisbona, Manchester, Barcellona e Istanbul, in Turchia. Anche qui c'è stata una call for proposal presentata da Forum Vinium, che è un'associazione specializzata appunto nel coordinamento
nella fornitura di servizi insieme a pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti privati. E il progetto appunto arriva fino a, anche lui fino a giugno 2014 e l'obiettivo è quello di creare un po' più diciamo a basso livello, è creare un ecosistema per consentire alle istituzioni dei servizi su larga scala, dando poi agli sviluppatori tutti gli strumenti che servono. Cosa significa questo? Perché vogliamo creare un ecosistema? Allora, è chiaro che nel tempo sono state fatte, che soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, trovi una miriade di applicazioni varie, di vincoli applicativi, che sono che hanno avuto interfaccia proprietaria e che quindi soprattutto non hanno documentazione. C'è la totale assenza di documentazione che è stata fatta in passato, purtroppo, anche per tutelarsi un po', no? Perché io faccio il programma, se non c'è controllo, non voglio dare la colpa agli sviluppatori, di cui anche io facevo parte, ma tante volte tu ti trovavi a lavorare su magari avevi un contratto e poi non sapevi se te l'avrebbero rinnovato o no. Quindi perché io devo dare la documentazione per far poi mettere in condizione qualcun altro di lavorare se tu nemmeno me la chiedi? Quindi è un discorso di regole che non c'erano le competenze da parte della pubblica amministrazione per anni fa, spesso, per sancire le regole che poi avrebbero permesso diciamo, di creare qualcosa di più di meglio utilizzabile. Quindi, come abbiamo visto e come vediamo, le interfacce, i formati variano, cambiano e quindi se uno vuole spostare un'applicazione da una parte all'altra, ma anche nella stessa città, diventa praticamente impossibile. Se noi riusciamo a creare un ecosistema, e questo si presuppone di crearlo attraverso un approccio orientato ai servizi, dove appunto applicazioni e servizi vengono scoperti, evocati, piuttosto che installati, per capirci. E quindi qui in questo modo si realizza la portabilità delle applicazioni. Questo può avere delle implicazioni importanti, perché se questo sistema venisse adottato, che è poi un obiettivo strategico di progetto che è molto 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 ambizioso, quindi molto immodestamente si dedica e riesce a creare il sistema di riferimento in Europa. Chiaramente ce ne possono essere altri altrettanto validi, forse anche più validi, però comunque è un'idea. Quali potrebbero essere i vantaggi per i sostenitori? Notate che ho messo delle cose in, non so se si vede sullo schermo, alcuni in nero, alcuni in grigio. Quelle tre che sono in nero le posso sottoscrivere, perché quindi il progetto produrrà delle API che sono standardizzate, collaudate per lo sviluppo di applicazioni. Quindi proprio un one stop shop. Andando sul sito si trova tutto quello che si vuole, uno installa e il codice trasportabile, tutto open source. Documentazione dettagliata, perché è veramente una richiesta del progetto. A disposizione degli sviluppatori, da lei trovi tutto. E il supporto di base su sviluppo e installazione che garantiscono in qualche modo i partner del progetto, quantomeno le amministrazioni che fanno un po' da coordinamento del team del CDD. Poi l'obiettivo strategico sarebbe per gli sviluppatori la mobilità del lavoro in Europa, perché chiaramente quando io sono skillato, diciamo, quando io ho il know-how per lavorare su un certo tipo di mi specializzo su un certo tipo di sviluppo, è poi chiaro che posso dialogare direttamente con chi adotta lo stesso framework, perché vicino in un'altra città e dico, sai, io so fare quello, posso fare quello, vado lì e non devo fare assolutamente nulla. Quindi questo potrebbe essere sicuramente un obiettivo interessante. Quindi di conseguenza facilità di impiego, qui ci ho messo quei puntini, perché poi al di là di quello che viene prodotto realmente, dipenderà da molte cose la diffusione e l'adozione di queste degli output di questo progetto. Qual è il ruolo delle pubbliche amministrazioni? La pubblica amministrazione contribuisce appunto ai processi di definizione delle specifiche, coordina attività del City Team, che il City Team appunto in ogni città c'è una pubblica amministrazione e altri due soggetti, che sono di solito un'azienda di sviluppo e un consorzio universitario oppure qualche tipo di altro organismo che in qualche modo offre servizi.
Nel nostro caso, appunto, sono l'INPS come piccola e media impresa e il consorzio interuniversitario CAF Pulcinella. Quindi, cosa fa? Oltretutto, la SIDI, la provincia di Roma in questo caso, fornisce le infrastrutture necessarie, quindi tutte le macchine che servono, i server che poi alla fine devono restare permanentemente per far girare applicazioni e API, e garantisce la sostenibilità. Quindi nel futuro, e si attiva ovviamente per procacciare, per rimediare, per raffinare i dati che potevano essere utilizzati dall'applicazione, e quindi promuove azioni di disseminazione, quindi cercare di far conoscere il più possibile le intenzioni e le azioni del progetto. Quali sono le attività progettuali? Sono appunto la creazione di queste API, a disposizione dei sviluppatori per la creazione di servizi con architettura orientata appunto alla SOA based alle applicazioni che vengono poi sviluppate dalla città dai team di tre città e poi vengono replicate dalle altre parti siti appunto per creare questo per sperimentare e per vedere quali sono effettivamente le difficoltà che poi hanno e che avranno all'interno del progetto che si avranno nell'installazione dei servizi e delle applicazioni per poter poi trasmettere diciamo, il percorso a chi lo adotterà in futuro. E questo abbiamo già visto qual è la partnership del progetto. È interessante perché la diversa natura dei partner è quello che crea valore aggiunto perché chiaramente ci si confronta da prospettive totalmente diverse. È chiaro che la prospettiva di una piccola di una piccola impresa può essere molto più diciamo, competitiva rispetto a quella della pubblica amministrazione, un soggetto più grande che ha altre priorità, che ha meno diciamo, bisogno, ragiona meno sul concetto di rendimento, sul concetto di performance. Anche la pubblica amministrazione ragiona sul concetto di performance, ma con cose diverse. Non è che alla fine il dirigente, se il servizio suo va meno bene di quello che doveva andare, gli eravamo stipendio, cioè, pensa sempre qui, c'è un concetto un po' diverso. Quali sono i domini di interesse? Sono tre domini, quindi si concentra inizialmente almeno su tre domini, sono il turismo, e tutto quello che riguarda i dataset basati che utilizzano fondamentalmente geolocalizzazione perché possono essere di interesse a un turista, la mobilità. Quindi dati in tempo reale per la viabilità, quindi traffico, ZTL, che ne so, tutto quello che ci può venire in mente, e la partecipazione, un canale di issue reporting, diciamo quello che viene chiamato crowdsourcing. E qui vedremo che c'è un problema, nel senso che a volte l'interpretazione può variare da contesto a contesto. Quello che per noi è la partecipazione può essere. Non può non essere immediatamente classificato come partecipazione in altre realtà. Quindi i domini sono parzialmente sovrapponibili. E qui abbiamo un esempio, per esempio, i dati degli hotspot Wi-Fi, inizialmente messi nel turismo, perché il turismo dice dove sta il mio hotspot Wi-Fi? Vado sulla mia app, mi vedo dove c'ho un hotspot, così non devo spendere soldi per navigare. Però anche nella partecipazione, perché io posso concepire gli hotspot Wi-Fi come qualcosa che come crowdsourcing, nel senso che io segnalo all'amministrazione dov'è che mancano gli hotspot. Parliamo di hotspot gratuiti, parliamo della rete gratuita provincia Wi-Fi della provincia di Roma e non solo. E nella mobilità ci hanno chiesto recentemente perché non li mettiamo anche nel dominio della mobilità. Perché effettivamente io mi sposto e quando mi sposto voglio sapere dove trovo il prossimo hotspot Wi-Fi. E quindi dicevamo interpretazione diversa dal contesto perché noi abbiamo lanciato Roma da un'idea caldamente sostenuta da Lix in particolare e come partecipazione abbiamo pensato a lavoro e formazione e poi vedremo come però lavoro e formazione ci hanno detto ma perché lavoro e formazione? Ce l'hanno detto persone anche all'interno della provincia devo dire ma anche nell'Europa, non so perché, perché per noi, mentre per Helsinki
o per Amsterdam. La partecipazione significa segnalare letteralmente le biciclette che qualcuno lascia per strada, quindi tutti vanno in bicicletta. Per noi invece magari il problema delle biciclette che lasciano per strada è meno sentito perché quasi nessuno va in bicicletta. E quindi cos'è per noi la partecipazione? Dire io ho un'offerta di lavoro, cerco qualcuno. Partecipazione è quello. E quindi un'offerta di lavoro pubblicata alla quale poi dopo io posso aderire o posso segnalare anche al tanto stesso lavoro abbinato a formazione, c'ho un corso di formazione, io istituzione o scuola lo segnalo e quello può essere un ottimo utilizzo della partecipazione che però almeno dall'Europa del Nord viene al momento, forse perché hanno un tasso di disoccupazione totalmente diverso e quindi diciamo ancora ci sono state delle resistenze che però poi dopo sono state capite queste cose in maniera soddisfacente. No, un po' qualche cosina sull'implementazione. E questo nel sito del progetto, come dicevo, ci sono tutta la documentazione di vario livello, che appunto chi desidera approfondire può trovare e che poi ci approfondirà in parte il prossimo intervento. E vediamo un po' quali sono i dataset che provengono appunto dal sito per data della provincia di Roma. Abbiamo la posizione degli hotspot wifi della provincia che possono essere appunto voi vedete l'indirizzo, sono facili da trovare sul portale. E la posizione degli hotspot wifi utilizzati nella rete federata di Free Italia Wi-Fi, queste ancora non sono tutte, sono 14 reti su 27, ma questa è stata una conquista perché siamo riusciti ad allargare l'ambito del progetto ad altre città. Poi ci sono anche altri dataset, sempre in Torino, ci sono biblioteche comunali, musei civici di interesse locale, siti di interesse ecologico e eventi, sempre che quindi tutto quello che è sotto diciamo il gruppo turismo nel portale Ovetale, provincia di Roma. Questo è un piccolo cenno, ci sono dati hotspot, sono stati realizzati due importer attraverso un map server open source fatto da questa community che vedete e quindi viene utilizzato per inviare poi i dati aggiornati alle API del turismo create per CDNK. E questo è il risultato dell'applicazione pilota che sta maturando in questo periodo. Come vedete ci sono su una mappa interattiva ci sono tutti i dati hotspot, così non si può andare a vedere in tempo reale quali effettivamente sono attivi. Al momento ci sono 2457 hotspot attivi e è stato interessante perché si è riuscito ad allargare, in questo caso ed è un grande risultato di progetto, anche ad altre amministrazioni. Il motivo che dicevo prima, perché prima non si può sempre riuscire a parlare e a condividere diciamo le esperienze. E quali sono le difficoltà che abbiamo avuto? Alcune reti wifi di alcune amministrazioni non hanno i dati disponibili, però non sanno dove sono, non ce l'hanno, l'hanno installati così oppure non li vogliono distruggere. Poi, come dicevamo, per il discorso del raffinamento dei dati, traduzioni mancanti, incompetenza e un nesso logico fra i dati è la prima cosa che ci hanno contestato. Nello specifico, noi abbiamo eventi che erano semplicemente per sapere dove si svolgeva l'evento, l'unica cosa che poteva dirti dove si svolgeva, a parte qualcosa nella descrizione, dice sì, l'evento si svolge ai Castelli Romani oppure a Frascati, c'erano solo le coordinate geografiche. Allora ci hanno detto subito, ragazzi, le coordinate geografiche non vanno bene, perché ognuno va per conto suo, voi avete i punti di interesse, avete gli eventi, ma non c'è modo, a meno che non c'è un'altra applicazione che in qualche modo va a interpretare dove si trovano le coordinate le coordinate dell'evento e le va diciamo a classificare come in un certo un dato comune o un dato municipio. Detto, dovete assolutamente fare qualcosa perché i dati, oltre che essere diciamo migliorabili oggettivamente o soggettivamente, devono avere un certo tipo di. E quindi qui abbiamo fatto un'azione, una grossa azione
che comporta praticamente il rifacimento di tutto il processo di rifatto di tutto dei dati con il processo di inserimento, l'ufficio che poi alla fine deve inserire i dati, che si ritrova a dover fare tutto un nuovo flusso, quindi un nuovo portale, una nuova applicazione, eccetera. Però è una cosa che stiamo facendo in questo periodo, e avremo praticamente un logico fra appunto i data, fra tutti i dati del turismo, quindi tutti faranno capo a un certo, ad esempio a un certo comune o a un certo municipio, se si trovano all'interno della eccetera. E questo è stato il valore aggiunto della nostra partecipazione al soggetto, è stato proprio perché noi abbiamo detto, poi alla fine chi sta dentro che combatte dice: guarda, noi dobbiamo fare questa azione, dobbiamo investire in questo perché. Non voglio dire perché ce lo chiede l'Europa, perché è una cosa brutta, già sentita, ma perché magari, perché se ce l'ha Barcellona noi non ce l'abbiamo? Perché se ce l'hanno loro noi non ce l'abbiamo? Perché poi alla fine il lavoro di quelli come me è quello di andare a fare pressione su chi poi alla fine decide dove vanno allocate le risorse. E questo è stato un grosso risultato che siamo avuti proprio grazie all'Europa. Ora non sono ancora pronti questi dati, ma mi dovrebbero questa settimana, dovrebbero già darci la struttura, e quindi è qui a per rispondere alla domanda, questa è un'azione importante che la provincia di Nuoro sta facendo proprio per andare nella direzione dei dati, collegati tra di loro, come appunto Tim Berners-Lee aveva in mente. Adesso vediamo un altro dominio, mobilità. Il dominio della mobilità utilizza i dati che trovate anche questi sul portale Open Data, che sono appunto i dati delle strade della provincia di Roma e i dati in tempo reale del traffico, aggiornati ogni 10 minuti. E ci abbiamo messo recentemente anche, come dicevo prima, gli hotspot, i dati degli hotspot Wi-Fi free della provincia di Roma, che sono condivisi con il dominio del turismo, per il discorso dei domini parzialmente sovrapponibili. E poi i dati dell'Agenzia della Mobilità di Roma, che sono quelli per cui la provincia di Roma ha fatto pressione, che poi sono stati aperti, quelli li trovate tranquillamente disponibili, e ci sono tante cose, no? ZTL, i parcheggi per i pullman turistici, per i bus turistici, ci sono le stazioni di caricamento elettriche per le automobili, ci sono tante altre cose. Quindi, vediamo adesso qualcosa sull'implementazione, anche qui è stato utilizzato quel progetto open source di cui parlavamo prima, che praticamente non fa altro che ricevere dati e inviarli. E qui si sono risultati attività, c'è già un'applicazione pilota dove possono essere praticamente visualizzati tutti questi dati che vedete, che sono presi in gran parte appunto dall'Agenzia della Mobilità, e quindi sono operativi. Quali sono state le difficoltà? Come dicevo, conversione e manutenzione dei dati del traffico in tempo reale è sicuramente onerosa. Ci sono dei grossi investimenti, perché ci sono proprio l'hardware sulle strade che deve essere mantenuto. E quindi le azioni per l'acquisizione dei dati dell'Agenzia Mobilità, come dicevo prima, ha avuto un outcome inaspettato. Qual è stato il valore aggiunto? Che le richieste sono state determinanti per azioni migliorative, ma non solo nei confronti della provincia di Roma, ma anche nei confronti di altre istituzioni, perché loro hanno aperto i dati grazie a tutta questa storia. Adesso andiamo alla partecipazione. La partecipazione riguarda, oltre all'utilizzo di nuovo dello spot wifi, per un discorso di partecipazione, di issue reporting, io voglio un hotspot qui perché non me lo metti, anche i dati dei servizi per l'impiego. L'Italia è uno dei pochi, forse l'unico Stato, che nel 2008 ha deciso, un po' per ridurre il problema del lavoro in nero e per altri motivi, ha deciso di far sì che ogni volta che io assumo una persona devo fare una comunicazione obbligatoria. Infatti tutte le province, questo sistema è gestito dalle province. In maniera reticolare le province vanno poi alle regioni, e le regioni vanno allo Stato come dati, tutto il sistema. E quindi abbiamo una mole di dati, oltre a quelli dei centri per l'impiego, per capirci, dove ci sono i dati probabilmente di ognuno di voi, ognuno di noi, e abbiamo tutti questi dati che conferiscono appunto un valore aggiunto
che però magari altre nazioni non possono avere. E qui andiamo nella realtà della partecipazione che può essere più utile ad una nazione rispetto a un'altra. E quindi cosa vogliamo, per vedere un attimo leggermente meglio rispetto agli altri domini, cosa succede? È praticamente un front-end che permette, in questo caso questo è la, diciamo, nel caso d'uso degli hotspot Wi-Fi, che permette comunque agli operatori, che usano gli utenti, che sono sia i cittadini che la provincia di Roma, che permettono di vedere e di richiedere eventualmente nuovi spot e quindi con la differenza che ci sarà, questo ci è stato precisamente richiesto, per il progetto c'è uno strato comunque, oltre che quello, diciamo, più vicino, più utile alla nostra realtà, dei centri per l'impiego, c'è cioè praticamente anche uno stato di interoperabilità, che Open 311, che potrà essere nell'ambito del progetto appunto riutilizzato anche in altre, diciamo, nelle altre realtà, in altre amministrazioni, come poi ci illustrerà più nel dettaglio il prossimo intervento. La stessa cosa per quanto riguarda le segnalazioni di lavoro e formazione. Qui abbiamo più sottoclassi gli utenti, e come vedete che sono cittadini, sono gli operatori, sono funzionari della provincia di Roma e operatori autorizzati, e qui attraverso tutta diciamo, un sistema di analisi semantica, ovviamente c'è un discorso di incontro, di doppia domanda offerta, e che quindi alla fine il sistema arriverà a fare anche dei suggerimenti, cioè io dico il lavoro che cerco, mi suggerisci anche cosa può essere, dov'è che sono carenti di informazione per il lavoro per il quale mi sono proposto, per il quale mi propongo. E quindi questo è una cosa che ci ha richiesto molto, molto sforzo anche, in particolare perché voi capite sempre il discorso dell'utilizzo di dati, e in questo caso sono dati personali. E anche se poi i dati vengono, diciamo, utilizzati soltanto per gli scopi diciamo, a cui sono destinati, e magari non vengono neanche letti in chiaro alla fine, però voi capite che nel momento in cui io mi collego a una banca dati dove... anche per un progetto europeo, dove ci sono tutti i dati personali di ognuno di noi, è chiaro che lì crea anche delle azioni importanti che devono essere fatte nei confronti dell'amministrazione. Quali sono state le difficoltà, appunto? Come dicevo prima, l'estensione della partecipazione alla formazione è stata un po' difficile da condividere. Ci sono state delle resistenze all'idea, appunto, originaria. E quelle competenze della formazione che sono tornate alla Regione Lazio e il processo per l'utilizzo, come dicevo poco fa, dei dati dei servizi per l'impiego complessi. Quali sono i benefici? E che le richieste sono state determinanti appunto per azioni migliorative anche in questo caso, e la futura integrazione dell'applicativo che verrà fatto nel progetto europeo, per il progetto europeo, nei servizi per l'impiego. Quindi l'amministrazione si trova praticamente una cosa fatta a costo zero, a costo zero relativamente, però insomma se la ritrovo come la riutilizza dall'outcome del progetto europeo. E a questo punto io penso di aver finito di annoiarvi, e questo è un piccolo, un'idea che vi propongo, che è qualcosa che effettivamente ci serve, che ci hanno chiesto, e si tratta semplicemente da questo dataset che vedete, in caso di in alto. E si tratta semplicemente di tirare fuori, in particolare da quei due dataset che vedete nei primi due punti dell'elenco, della lista, e di tirare fuori questi dati, vedete semplicemente come sono, in tutti questi lotti, non so se si legge da lì, questo è un lotto, quello in un formato innanzitutto leggibile,
e magari tirare fuori un po' di qualche lavorarci un po' sopra, tirare fuori delle aggregazioni, qualche filtro, ricerca e ordinamento per ogni campo e statistiche su quante gare liquidate in base a data inizio e data ultimazione. E quello che vi posso dire è che queste, quando che posso garantire che le applicazioni, non so adesso, un'applicazione atta a fare questo, e può essere poi le visibilità perché può essere linkata al sito istituzionale, dal sito Open Data, perché effettivamente è una cosa che diciamo non, secondo me, si fa non particolarmente lunga, ma ripeto, è una cosa che per quanto magari uno non pensa a fare questo, perché uno pensa, dico, vediamo, facciamo qualcosa di più sui dati, di più, diciamo, di utilizzo più comune, no? Per tutti sugli ambiti del turismo. Su altro, però questa è una cosa diciamo applicata ad uso interno anche che poi può essere seguito perché sono praticamente tutte le gare che sono state, gli esiti delle gare che sono state giudicate con l'importo sempre in base alla trasparenza e quindi magari può interessare a pochi, però in questo momento vi dico che non interessa e le applicazioni che lo faranno in modo diciamo consono riceveranno visibilità. E un'altra cosa che volevo dirvi è che stiamo, diciamo che è un momento un po' particolare, però la provincia di Roma sta anche ricercando chi per un progetto comunque futuro, un progetto della durata approssimativa di 6 mesi, sta cercando chi deve realizzare un applicativo in grado di gestire più sorgenti di dati e di trasformarle praticamente in open data, quindi un'applicazione configurabile, robusta che giri in un ambiente ovviamente Linux, ben possibilmente scritta in PHP, ma anche qualche altro linguaggio può essere, diciamo, può essere benvenuto. E questa applicazione deve appunto, come dicevo, poter interpretare, poter leggere dati che possono venire da banche dati, da dati sparsi da qualsiasi posto e salvare delle configurazioni in grado di fare appunto, un adattamento di dati, di trasformarli nei dati più comuni che vengono utilizzati. Quindi a questo punto io ci terrei a mantenere diciamo, un contatto con voi, con chi ha esperienza in questo campo, se magari tramite l'invio di CV, magari possiamo tenerci in contatto e vedere come si evolve questa comunicazione. Non l'ho scritto, questa cosa, non l'ho scritto perché non è nulla di, diciamo, di cui posso promettere niente di concreto, per varie cose, incluso il fatto che la provincia di Roma, come sapete, adesso è da tanto tempo sotto il mulino. E dovrebbe adesso essere trasformata in qualcosa, noi dovremmo mantenere tutte le competenze e quindi non bisogna dire ora c'è un nuovo governo che è molto agguerrito nei nostri confronti, magari per il meglio, però cosa sarà la provincia di Roma fra un mese o fra 2 mesi, ancora in questo momento non è possibile dirlo. Però ecco, questa è diciamo così, una proposta che volevo lanciare proprio per il desiderio del mio ufficio della provincia di Roma. Di tenere, di instaurare e di mantenere un contatto con la comunità di sviluppatori per andare sempre più verso un discorso di parola sfruttata, insomma, di modernizzazione di quella baracca che insomma, è stata la pubblica amministrazione in passato. Io vi ringrazio, penso di avervi annoiato abbastanza e vi auguro buon lavoro per oggi. Grazie. Questo è il tempo. Allora, il prossimo speaker è Maurizio Marceschi della Pinks, che ci parlerà più nel dettaglio di come sono state utilizzate le basi che io ho parlato.
Salve, io cercherò di entrare un po' più con le mani dentro il software, i dati, e così possiamo magari a partire da questo dar vita al brainstorming successivo. Io non so, voi avete mai sviluppato delle cose, dei prototipi o dei software veri e propri che interagissero con gli open data? Perché io adesso, diciamo, vi racconterò un po' questa cosa di Open Lab. Intanto voglio ringraziare Marcello perché grazie a lui in provincia si sta riuscendo a fare un sacco di cose, quindi ci tenevo a dirlo. E quindi vi volevo appunto raccontare di Open Labor proprio come un caso d'uso, raccontandovi quello che abbiamo fatto noi e dicendovi qual è la situazione e quali sono gli sviluppi possibili ai quali volendo potreste contribuire anche voi. Cercherò di essere breve perché la batteria sta finendo, quindi non dovete temere troppo. Allora, come nasce Open Lab? La provincia di Roma ha pubblicato nel suo portale con data i dati delle offerte di lavoro che arrivano ai centri per l'impiego. Aveva pubblicato, Marcello, ci ha detto che nella formazione purtroppo non sono più stati pubblicati perché passati di competenza, ma noi comunque abbiamo fatto finta che tutti i dati fossero ancora reali e aggiornati, e quindi quelli che ci sono. Infatti quelli stiamo utilizzando. Poi sempre in Open Data ci sono i dati dei vari centri dell'impiego della provincia di Roma, quindi abbiamo aggregato questi dati e in futuro dovremo prendere anche i dati delle offerte di lavoro e formazione provenienti da enti privati. E quindi li vogliamo mettere a disposizione per spingere anche le persone a partecipare, a contribuire alla crescita sia delle offerte di lavoro che nasce all'interno di due progetti europei di cui ha parlato molto chiaramente Fulvio Marcello. Al momento c'è un'app per Android che è scaricabile da Google Play e per la quale potete vedere l'indirizzo fotografato. Esistono anche delle API REST con la relativa documentazione che magari andiamo a vedere un po' più nel dettaglio, così prendete conto anche se volete utilizzarle e consumarle per fare qualcosa. E la sostanza Open Lab che è una piattaforma open source per cui è rilasciata, i sorgenti si trovano su GitHub, chiunque vuole può andare a scaricare, cliccare, lavorarci come preferisce e poi magari proporci gli interamenti utili. E preleva i dati, come dicevo, delle offerte di lavoro dalla provincia di Roma, dalle occasioni di formazione, sempre dalla provincia di Roma, li ripulisce, perché la provincia già fa un lavoro del genere, ma a volte c'è bisogno ancora di ripulire questi dati e rifinirli, li rende semanticamente parlanti, categorizzando questi dati secondo la tassonomia dell'Istat, che definisce una categorizzazione delle professioni, e anche questi sono dati aperti, pubblicati, che possono essere utilizzati, come li rende semanticamente parlanti attraverso MultiWordNet, che è un database semantico attraverso un software che a sua volta utilizza, scusate, li rende semanticamente parlanti attraverso un software che a sua volta
utilizza il database lessicale multi-WordNet, anche quello un database aperto con, e rilasciato pubblicamente con licenza di utili. Quindi, come vedete, varie sorgenti open data. E questi dati, diciamo, come obiettivo, vengono filtrati attraverso la base dei profili degli utenti che o si registrano o sono già registrati presso i centri per l'impiego, e qui stiamo risolvendo una serie di difficoltà a cui accennava Marcello prima, e facendo ponte anche con quanto detto all'inizio Andrea Steppini riguardo la privacy, tutta questa serie di questioni. E questi dati così filtrati, così ripuliti, così semanticamente significativi, vengono anche offerti sotto forma di API, e quindi gli sviluppatori possono, singoli o le imprese possono utilizzarli. Alla fine di questo giochino, la pubblica amministrazione, oltre a, si spera, un coinvolgimento maggiore da parte delle persone, dei cittadini, sia che cercano o che offrono lavoro, si spera possa ottenere anche dei dati statistici sull'utilizzo di questi dati, per cui potrebbe avere da queste statistiche delle indicazioni di quella che è, per esempio, la formazione che è più richiesta o necessaria affinché i cittadini possano trovare i lavori che vengono offerti. Questo è un esempio dei due file XML caricati dal portale della provincia di Roma: quello in secondo piano è quello della formazione, quello in primo piano è quello per delle offerte di lavoro. XML, immagino, pane quotidiano per tutti voi, no? O no? Vabbè, poi tanto scriviamo in scherzo. Allora, questo è un po' lo schema generale del progetto. Le fonti di lavoro, come vedete, open data formazione, open data in alto a sinistra, Open Data Lavoro, Istat, MultiWordNet, che vengono indicizzati, alcuni sono sorgenti, altri, Istat e MultiWordNet, servono per indicizzare e rifinire questi dati, i quali vengono inseriti all'interno di un database. Questa è la parte che, diciamo, dell'importazione di questi dati, che poi magari vediamo un pochino più nel dettaglio dopo, tanto per così avete un'idea del tutto. Invece nella parte a destra c'è la parte delle API che possono essere consumate dagli sviluppatori per interagire con i dati ormai rifiniti ed importati in questo caso. Per quello che riguarda la parte in basso, invece, le applicazioni pubbliche, come vi dicevo, l'applicazione mobile esiste già, perlomeno quella per Android, una prima versione che usava la versione 0 delle API, e poi vi dico. Vabbè, salto questa parte delle difficoltà che sono soprattutto da un punto di vista linguistico, per rendere qual è il problema, perché ci siamo posti il problema di questa questione di rendere semanticamente validi e parlanti questi dati, e come l'abbiamo fatto. È stato un lavoro interessante, non da poco, poi magari se durante il brainstorming o nel pomeriggio qualcuno ne vuole sapere di più può chiedere direttamente a questo Sperfini che esatto. Invece riguardo il processo di importazione, sostanzialmente sono tre pezzi che noi importiamo.
cioè la parte dei centri per l'impiego che viene fatta, diciamo, io ho scritto ogni 6 mesi, ma insomma abbastanza saltuariamente, i centri per l'impiego sono quelli, i dati sono quelli lì, sono dati statici relativi a indirizzo, dove stanno, qual è il territorio che afferisce a questi centri per l'impiego e così via. Questi dati vengono presi diciamo, un po' ripuliti anche questi e poi inseriti all'interno di tabelle di database, perché poi solo a questa tabella faranno riferimento i dati delle offerte di lavoro che vengono importate. Queste invece sono inserite in un cron per il momento una volta al giorno, perché abbiamo verificato quando vengono aggiornati dalla provincia di Roma, e quindi noi poco dopo abbiamo impostato un cron in modo che questi dati vengano aggiornati, vengano letti, e lì c'è l'indirizzo del dataset. Questi dati vengono strutturati per l'importazione nel database, vengono strutturati con un'equivalenza, diciamo, tra quelli che sono i campi che sono dentro i dati XML della provincia e quelli che sono i campi invece strutturati del nostro database delle offerte di lavoro, che devono tener conto magari della possibilità di poter importare anche da altre sorgenti, e quindi bisogna renderli omogenei perché affinché sia possibile poi utilizzarli anche per del mondo. Dopodiché questi dati vengono trattati nel database. Invece sulle offerte, sulle opportunità di formazione, invece, facciamo un lavoro in più, che è quello di categorizzare queste offerte di lavoro secondo la codifica ISTAT, perché le offerte di lavoro sono già codificate secondo la codifica dei codici professionali forniti da ISTAT, che tra l'altro è una codifica europea, diciamo, con delle particolarità, ma sostanzialmente europea, corrisponde allo standard ISCO 08, che è per l'appunto lo standard. Mentre le offerte di lavoro, le opportunità di, scusate, mentre le opportunità di formazione non sono categorizzate. Allora noi, per poter fare poi un match tra quella che è, diciamo, quelle che sono le competenze necessarie e le offerte di lavoro, per il momento, anche qui stiamo lavorando su approfondire la questione, però intanto quello che facciamo è di categorizzare le offerte, le opportunità di formazione secondo i codici delle professioni, ossia un corso di formazione per acconciatore, ce ne sono tanti, viene prima di essere salvato nel database categorizzato secondo questi codici, per cui io poi, quando cerco un lavoro come acconciatore, so che oltre all'opportunità di lavoro posso ottenere anche un corso di formazione. E poi viene fatto lo stesso lavoro che veniva fatto opportunità di lavoro invece. Allora, queste sono alcune delle schermate del client Android, quell'app, che consente di fare una serie di cose, diciamo, oltre a fare la ricerca del lavoro, della formazione, consente anche di candidarsi, di condividere attraverso tutti i social network, oppure inviare per email o offerte di lavoro. Esiste solo per Android. Dicevamo, questo lavoro di importazione è stato affiancato, oltre oltre che dal client o dall'app, al momento anche dallo sviluppo di queste API che consentono di accedere
non solo ai dati, ma di fare una serie di operazioni sui dati che abbiamo importato utilizzando dei metodi. Questi dati sono RESTful, sono OPEN311 compliant, che è, OPEN311 è uno standard statunitense che è stato in qualche modo adottato, standard statunitense relativo a come devono essere sviluppati le API per consentire di realizzare delle applicazioni che consentano la partecipazione dei cittadini alla vita della pubblica amministrazione, in particolare con la segnalazione issue reporting, come diceva giustamente Marcello, ossia riportare delle segnalazioni. Tipicamente nel nord Europa si risolve in c'è una buca qui, c'è un lampione fulminato lì, esattamente al posto di fiori, così via. Noi abbiamo avuto un po' d'accordo con la provincia a estendere questo concetto di partecipazione appunto al dominio del lavoro e della formazione. Quindi questo standard americano è stato adottato con delle opportune modifiche dal progetto CBSDK, quindi adesso c'è questo ibrido OPEN311 compliant CBSDK, e questi metodi e queste API appunto rispondono a questo standard. API RESTful, avete presente come funzionano? Le avete usate? Allora salto la prima parte. Sapete che get, post, put, delete come metodo di HTTP. Per il momento noi usiamo il get per ottenere delle risorse esistenti e il post per inviare per creare delle nuove risorse. Il funzionamento di questo standard OPEN311 è che sostanzialmente ogni metodo è assegnato anche ad un codice di servizio, per cui viene invocato con il codice di servizio. Per avere perché lì ci sono due esempi, get service code 001 e siti uguale Roma, ottiene l'offerta di lavoro che abbiamo importato in quel modo. E il post invece lì, sempre invocando request JSON con una serie di dati, tra cui service code 002, è possibile invece segnalare un'opportunità di lavoro. I metodi attualmente disponibili sono quelli per ottenere la lista dei servizi, e quelli della definizione dei vari servizi, quindi quali sono i dati che sono richiesti per poter invocare questi metodi. E poi c'è il codice servizio 01, fare la ricerca sul lavoro, riportare un lavoro, codice 002, commentare un'offerta di lavoro. Cioè noi per gli utenti registrati diamo la possibilità di dire: questo lavoro io l'ho fatto, è una figata, questa società paga bene, quest'altra società lasciate bene. Voglio dire, è sempre una questione di un controllo dal basso anche di quello che succede, anche per aumentare la trasparenza anche nella ricerca del lavoro e della formazione. E dall'altro lato stessa cosa, ricerca, e poi c'è l'altro metodo per ottenere i commenti che sono stati fatti alle singole offerte di lavoro. Poi c'è la ricerca sulle opportunità di formazione, la possibilità di commentare, di avere, poi comunque tanto c'è la documentazione che vedete sotto,
un indirizzo delle sotto che è ben più preciso di questa breve lista di metodi che ho per scritto. Abbiamo visto alcuni dettagli tecnici. Vabbè, la tassonomia ISTAT è stata importata e riversata in valore. La SQL, i categorizzatori usati sono questi provenienti dalle descrizioni testuali dei lavori e dei compiti associati con la questione del fascio. Questo, diciamo, per questa parte qui è proprio il funzionamento della parte semantica, quindi vedere dove si parla di feature, di stem, di blocco di stem, che quindi hanno un significato preciso, è proprio il lavoro di multiordine. O meglio, si appoggia il lavoro di vi vorrei far vedere invece allora, questa è la pagina della documentazione delle API. Come vedete, ciascun metodo è documentato con abbastanza nel dettaglio, con la URL, un esempio per invocarlo, quali sono i parametri richiesti, quali sono i parametri ritornati, quali sono gli errori, i ritornati, le esempi di richieste e esempi di le API rispondono in XML e in JSON a seconda di come vengono invocate. E, diciamo, questo è un po' il caso d'uso. A questo punto noi abbiamo preparato un paio di possibili vostre eventuali di applicazioni. Uno è il porting dell'applicazione Android sugli altri sistemi operativi, che noi la dovremo fare, se qualcuno di voi diciamo interessato la propone, magari propone un proposito, un'idea, un progetto, un termine di questa sessione personale, può parlare di realizzarla insieme. E sostanzialmente, vabbè, si tratta di fare le funzioni che far fare anche ai client iOS e Windows Phone, le funzioni che fa il client Android, interagire con il lavoro, le informazioni, poter cercare, fare un matching tra le competenze necessarie per poter fare un lavoro e quindi vedere se esistono corsi disponibili utilizzando le api che ci sono ora, e ovviamente questo è un lavoro in progress, perché puntiamo a migliorare le api che abbiamo, a migliorare il modo in cui viene fatto il match tra
le opportunità di lavoro e le competenze necessarie per poter fare quel lavoro. Quindi si tratta di client mobile, utilizzando, consumando le api di cui abbiamo parlato. Si rivolge a tutti coloro che cercano lavoro e formazione, per lo più giovani, diciamo, non tanto perché meno giovani non cerchino lavoro e formazione, perché probabilmente non è una pesca all'uso del device. No? Chiaramente i riferimenti sono, rispetto a questa community, che hanno studiato queste cose, che hanno adottato anche in altri supportati anche da Simona. Quella è la mia mail, eventualmente per andare in contatto anche per commento. L'altra proposta invece è, noi dobbiamo fare anche qui un client web mobile in cui esiste una versione di sviluppo che c'è servita solo per, alla fine quasi solo per il momento, a testare le funzionalità delle api. In realtà è un client che nelle funzioni di base fa molte delle cose che deve fare, ma sicuramente quello che va invece disegnato appunto è l'interfaccia e la user experience dell'applicazione, impostata anche qui in un modo che sia, dico una parolaccia, molto social network like, diciamo, come impostazione. E quindi anche su questo, tutto l'ambito è l'user interface design, l'usabilità, HTML5, ovviamente. E quindi l'obiettivo è quello di progettare un'interfaccia di questo genere che possa prendere decisioni in questa applicazione web. Il client Android è descritto a quell'indirizzo. Perché il client Android? Perché le funzioni dovranno essere in larga misura quelle che già ci sono in client Android. Da questo punto di vista magari è possibile prendere le spunte. Interessati sostanzialmente per questa sistema, stesse riunioni e progetti di riferimento, stessa persona di riferimento. Io batteria sono riuscito a non farla finire, però anche a non farvi addormentare, mi pare, quindi penso che la possiamo chiudere qui e iniziamo adesso. Vediamo subito i ritorni. Allora, le presentazioni di oggi sono finite, quindi se volete possiamo staccare per 5 minuti per il caffè. E poi andiamo a sentire cosa avete voi da dire, cosa che è, che cosa volete cimentarvi oggi. E poi ci spostiamo in laboratorio per metterci comodi. Un'ultima cosa, questa sera quello che sarete riusciti a realizzare o il vostro progetto di potenziate, e allora lui in particolare tornerà questa sera a cercarci e ci darà un'altra persona della vita. Se riusciamo a far funzionare lo streaming video, poi la giornata ce l'ho più o meno schematizzata perché c'è abbastanza quindi stiamo veramente quindi siete ancora a tempo a chiamare amici se vogliono venire. Ok, quindi pausa. Okay.